Risorto, è veramente risorto, alleluia. Benvenute sorelle carissime, benvenuti fratelli carissimi. Sono Vincenzo Fogliano, coordinatore della Diocesi di Napoli e membro del Consiglio Nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo. Ed insieme questa sera vogliamo proseguire in questo spazio dedicato alla campagna in atto Io resto a casa e dono, partendo dalla parola di Dio che ci è stata consegnata, dalla seconda Corinzi al capitolo 8, versetto 2. Nonostante la lunga prova della tribolazione, la loro grande gioia e la loro estrema povertà si sono tramutate nella ricchezza della loro generosità. San Paolo, in questo capitolo, promuove una colletta a favore della comunità di Gerusalemme, una comunità che è andata impoverendosi sempre di più sino alla miseria. Quanto apporto spirituale, quanto amore. Quanta concretezza nelle indicazioni che Paolo offre a Tito per realizzare questa colletta. E noi in questo tempo particolare vogliamo assumere gli stessi sentimenti, le stesse ansie, le stesse premure, attualizzandole appunto nei nostri contesti. Stasera il nostro sguardo va al donare per sostenere ammalati ed operatori sanitari. Mai come in questo periodo, ammalati, corsie di ospedali, operatori sanitari, medici sono entrati quotidianamente nelle nostre case. Mai come in questo tempo, il cosiddetto mondo dei sani si è avvicinato tanto al mondo della sofferenza e a quanti per vocazione se ne prendono cura. Una breve testimonianza a gloria di Dio della mia vita. In un momento critico, difficile, il Signore mi ha fatto approdare ad una comunità come altre nel rinnovamento nello Spirito Santo che opera in ospedale e precisamente nell'ospedale Monaldi di Napoli. Ed è stato proprio l'incontro con l'ammalato che ha cambiato la mia vita. Gli ammalati, soleva dire San Camillo, patrono dei malati, sono la pupilla degli occhi di Dio. E quindi io, insieme ai miei fratelli, andando a fare visita nei reparti e incontrando gli ammalati, alla fine ci siamo rubati lo sguardo di Dio. L'ammalato è nudo, è povero di tutto, è povero della casa, è povero in salute, è povero di libertà e finanche tante volte dei propri affetti. In questo tempo quest'ultima povertà si è ingigantita. Abbiamo assistito con dolore a quanti ammalati che non sono riusciti a superare la crisi si sono spenti lontano dai loro familiari e quindi privi di ogni familiare conforto. Noi siamo stati interdetti dal poter entrare a motivo delle restrizioni in atto. Abbiamo comunque raccolto e garantito delle richieste di indumenti, biancheria e quant'altro necessario che in precedenza veniva portato e assicurato dai propri familiari e che in questo tempo non hanno potuto appunto accedere. Accanto agli ammalati, gli operatori sanitari, medici, infermieri, sia quelli che a rischio della loro vita sono stati nei reparti Covid, sia in quelli che hanno dedicato la loro opera in laboratori di ricerca per terapie da praticare o da sperimentare. E in questo periodo, al di là della loro missione, hanno dovuto pure sobbarcarsi delle elementari incombenze riservate in precedenza appunto ai familiari dei ricoverati. A loro con voi voglio augurare la beatitudine che il San Giuseppe Moscati, il santo napoletano in camice bianco, pronunciava. Beati noi medici, tanto spesso incapaci ad allontanare una malattia. Beati noi se ci ricordiamo che abbiamo di fronte, oltre che dei corpi, delle anime immortali, per cui urge il precetto evangelico di amarli come noi stessi. E allora l'esortazione è a donare con generosità perché continui la missione spirituale e sociale del rinnovamento. Come fare? Vi invito a visitare il sito www.rns-italia.it e cliccare sul banner Io resto a casa e dono. E lì si potrà apprendere come donare attraverso bonifici online o ricorrendo anche alle carte di credito.
Volevamo anche ricordare in tempo di dichiarazione dei redditi la possibilità, la gioiosa possibilità di destinare il 5 per 1000 alla Fondazione Alleanza. Ma subito dopo il video ci sarà un dépliant con tutte le indicazioni al riguardo. Ringraziamo di cuore quanti hanno già fatto pervenire le loro donazioni ed esortiamo ancora a continuare con le parole di San Paolo. Ciascuno dia quanto ha già deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama coloro che danno con gioia. Vi ringraziamo di essere stati con noi, come ringraziamo chi già ha donato, e buon prosieguo. Gesù è il Signore! Alleluia! Viviamo insieme in unità di mente e di cuore, protesi verso Dio. Questo è lo scopo della nostra vita. Testimonianza vera per il mondo in cui viviamo. Di ogni cosa nessuno dica è mio, è tuo, questo non è amore, come un tempo tutto sia in comune. Perché nessuno mai soffra ingiustizia. Dacci, Signore, la coerenza di vivere per sempre questo dono che tu ci fai ogni giorno portandoci a te. La gioia di sentire.